appena finita la partita Laveno Videoton, con il Laveno che ha battuto il Videoton 9-6. Siamo qui con due protagonisti della partita, il bomber luminoso Patrick e il super portierone, questa sera permettetelo di dirmelo, Luca Pilotto. Iniziamo da Patrick. Patrick, allora, stasera innanzitutto Eurogol, l'abbiamo visto, e cosa ti aspetti adesso da questo Laveno, dopo aver battuto la seconda in classifica? Mi aspetto, noi vinciamo con le più forti, perdiamo con le più deboli, però mi aspetto di salvarmi prima possibile, il nostro obiettivo, salvarmi prima possibile, e poi l'anno prossimo spero, rifando l'ultimo anno, magari facendo anche più playoff. Spero. E sai che sei in lista per la graduatoria del capocannoniere? Ci speri? Ci punti? No, se viene meglio, però io spero di salvarmi il prima possibile. Poi quello che viene in più va bene, anche perché a 31 anni ho quasi finito la mia carriera. E magari essere uno dei protagonisti della vera e fare il capocannoniere, la storia, la categoria C1, va benissimo, anzi magari mi dà lo stimolo per andare avanti. Ok, grazie Patrick. Vediamo a Luca. Luca, questa sera grande prestazione. Oserei dire che forse nel primo tempo hai salvato il Laveno almeno da 3-4 gol. Perché 5-6. Sei in una crescita, visto che comunque sappiamo tutti che arrivavi dall'11, questo è il tuo primo anno. Sei in una crescita continua. Cosa ti aspetti anche tu adesso da questo Laveno? Ma da questo Laveno, come ha detto giustamente Patrick, noi siamo una squadra che con le grandi tiriamo fuori sempre qualcosa in più. Dobbiamo migliorare soprattutto con le piccole, con quelle che sono a pari punti nostri e con quelle dietro, dove noi facciamo fatica e lasciamo tanti punti. Mentre quelle davanti, probabilmente perché si chiamano Pavia, perché si chiamano Videoton, Lecco, tiriamo fuori sempre qualcosa in più e siamo sempre gli ultimi a morire, insomma. Dobbiamo migliorare questa cosa qua, soprattutto con le squadre dove noi dobbiamo impostare il nostro gioco, dove ci aspettano, sono squadre rognose, dove noi facciamo fatica a fare punti. Ok, grande Pilotto, di nuovo, e adesso settimana prossima col Trezzano. Sì. Col Trezzano sarà un match point per noi, per poter arrivare prima possibile alla quota salvezza e poi vedere che siamo. Mancano ancora 5 partite, sono tantissime, dobbiamo lottare fino alla fine e a fine campionato vedremo dove siamo. Ok, grazie Luca, grazie alla prossima. Grazie a te, ciao.